Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, più M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Due, sì, perché per l'appunto è giunta alla sua seconda edizione, la seconda stagione, il secondo anno che va in onda in diretta qui su Saius Web Network il lunedì sera. E appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin Frankfurt Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, gianluca@saius.com e luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Buonasera, buonasera a tutti e ciao ciao ciao, e rieccoci qui in diretta web radiofonica e soprattutto in diretta web TV. Il vostro Gianluca è qui presente di nuovo, vi parla dopo appunto l'assenza delle ultime settimane dovuta un po' a vari motivi lavorativi e non solo, naturalmente per le varie cose che sto facendo oltre con Saius Web Network, come ben sapete, alle 22.08, quindi questo lunedì 25 novembre 2020.
2013, siamo di nuovo in diretta. Ci sono io, però purtroppo, mi dispiace per voi, manca Luca questa sera che è impegnato per cose sue personali, a cui diamo un grosso salutone e un abbraccio forte. E Luca, se ci sei, torna presto, perché io che faccio senza di te? Bene, allora, cari amici, ben ritrovati a questo appuntamento dei lunedì sera. Ormai, come molti di voi già sapranno e come avrete sentito da questa breve sigla iniziale, fatta ormai da tempo dal sottoscritto, il logorroico Gianluca è naturalmente prolisso, ma soprattutto un concentrato di informazioni che vi do, non concentrato, ma un diluito di informazioni che vi do, e quindi vi ringrazio per seguirci ed ascoltarci. Vi esorto ad andare nel sito di Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it, che è appunto il nostro sito, e questa sera come ospite, adesso vediamo, e spero che appunto il grande amico Saiuz riuscirà a risolvere quei piccoli problemini tecnici che naturalmente è bello avere quando tutto fila liscio e qualche minuto prima di andare in onda ci sono queste cose, ed è stupendo perché fa parte della diretta. E vi ricordo che siamo in diretta, che è una cosa ormai davvero rara, o perlomeno è diventata il fiore all'occhiello di molti network, e noi invece l'abbiamo sempre avuto. Scherzo, però è vero, se voi notate molti programmi anche nelle TV a livello nazionale, broadcasting a livello mondiale, tendono sempre a fare cose registrate. Quando c'è la diretta è perché un programma è andato talmente bene che lo vogliono mandare in diretta. Invece noi siamo sempre stati in diretta. Scherzo, era per dilungarmi e perdere tempo. No, sto scherzando ancora adesso. E avremo appunto come ospite di questa serata Teresa Mascianà. Ma tra poco, naturalmente, dopo le nostre solite discussioni iniziali. Allora, dicevo, questa sera manca Luca, purtroppo le altre due o tre volte sono mancato io, appunto per i nostri impegni di vita e non solo, e naturalmente la prossima volta le prove generali di uno spettacolo che andremo a fare. E quindi, dicevo, però, chi non può mancare è il grande e mitico Saiuz. Sì, perché Saiuz è sempre al di là di questo vetro, annebbiato, offuscato, naturalmente anche un po', diciamo così, ormai fumé per tutto il sigaro che si è fumato. Manca lui. Fra poco fumo, fra poco fumo, Gian. Veramente importante. Ecco qua. Io sento allora Saiuz nel Dimmi. Sottofondo, ma sicuramente non sta parlando con me, magari voi non lo sentite, ma sono quelle cose belle. Siamo giunti, immagino, alla 36esima puntata, ma poi Saiuz ci dirà, ma mi pare un po' troppo 36, mi pare esagerato, ma può anche essere, di questa nostra trasmissione in diretta web dei lunedì sera. Nelle precedenti puntate, appunto, avete assistito un po' ad altri ospiti con cui Luca e Saiuz, grande radio, vi hanno intrattenuto. Questa sera appunto avremo questa ospite davvero importante dalla Calabria, e vi invito anche ad andare ad ascoltare le sue canzoni. Poi dalla stessa voce di Teresa ci dirà quale link, dove andare, cosa fare. E vi dicevo appunto, per quanto riguarda Saiuz Web Network, abbiamo questo sviluppo ultimamente un po' variegato, a parte il sottoscritto che per gli impegni teatrali ultimamente non c'è molto. Quindi anche The Rock Band History sta subendo dei notevoli ritardi di andata in onda, e chiedo venia, però voi fatevi sentire naturalmente presso le nostre caselle di posta elettronica info@saiuz.com per chiamare il grande capo, il quale vi risponderà ben volentieri a nome di tutti. E poi il sottoscritto Gianluca lo potrete contattare alla casella di posta elettronica gianluca@saiuz.com per quanto concerne sia la rubrica musicale The Rock Band History, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto grande rock, ma anche per quanto riguarda tutte le varie cose teatrali e soprattutto musicali. E poi Luca, il preziosissimo Luca, la sua casella di posta elettronica luca@saius.com, anche perché in quanto responsabile, diciamo, organizzativo del palinsesto, anche per venire in diretta ospiti qui da noi lunedì sera. Caro Saiuz, e allora alle 22.13, io non voglio fare i miei soliti proloqui, soliloqui che facevo un tempo, anche l'hai non fatto, più la verve del prolisso. Caro Saiuz, ci sei? Batti un colpo se sei lì al di là del vetro. Ciao, toc toc, senti Gian, io direi di mandare subito un brano e facciamo intervenire la nostra ospite di questa sera.
Benissimo, allora cari amici, vi ricordo, caro Saiuz, come dicevo, che ci potete ascoltare sempre in Saiuz Web Radio, ma soprattutto vedere, e certo non è un gran bel vedere, perché, perché vedrete me, Gianluca, sottoscritto, tra l'altro lievitato in queste settimane, caro Saiuz, sto raggiungendo il tuo peso forma, cosa vuoi, purtroppo mi lascio andare anch'io alla cucina, e vedrete me e Saiuz, e naturalmente spero anche Teresa, prossimamente, quindi ci potete vedere anche sulla Saiuz Web TV, come fare? Ve lo sveleremo dopo il brano che adesso Saiuz ha scelto per voi. Vai Saiuz! Degli LNG faremo ascoltare Dame Tiempo. Dame Tiempo, Tiempo, Tiempo. Aviendone te dago anche di nero. Quella e vai! Su Saiuz Radio, www.saiuzwebnetwork.it. Pasa el tiempo y yo te miro otra vez.
Bene cari amici, rieccoci qui ancora in diretta dopo questo brano selezionato dal nostro Saiuz. Sono le 22:19 minuti primi e appunto siete in diretta con la nostra trasmissione dei lunedì sera. E finalmente, gente, udite udite, abbiamo risolto il grande mitico Saiuz al di là del vetro fumé della regia, ha risolto, non avevo dubbi in merito. Non è fumé, è giallognolo. Anzi, di chiamare Teresa che abbiamo qua in linea. Non ho ancora chiamato in causa presentando l'inesorabile, l'inafferrabile, l'inimitabile, l'imperdibile Saiuz. Ciao Saiuzzolo, come stai? Ding dong, ding dong. No, stasera no, non voglio, non viene. Ad Algisa non c'è stasera, Gian. Buonasera a tutti quanti, cari amici. Il vostro Saiuzzolo è qui, sempre in compagnia. E volevo comunicare, mentre Teresa ci sta aspettando un attimino, chiedo scusa, ormai sono già 22:20, che potete vederci, anzi vedere quel giallucone sulla web TV. Avete il player sotto la chat, anzi usate la chat, vai Gian, fai entrare Teresa che è troppo che aspetta, Va bene, no, dicevo invece che prima vi svelavamo come svelavamo il segreto di come vedere la web TV, caro Saiuz, che non lo spieghiamo mai abbastanza come fare per andarci a vedere su web TV. Quindi intanto scriveteci in chat, cari amici, vi diamo sempre l'invito di venire in chat in www.saiuzwebnetwork.it e tramite la chat potrete fare domande anche a Teresa, l'ospite che appunto avremo questa sera. Quindi caro Saiuz, dai, non invitiamo a venirci a vedere sulla web TV perché non possiamo vedere Teresa, ma si devono accontentare sempre del sottoscritto e di me, è di me, è di me. nel panettone. E allora cari amici, coming all the way, coming on from Italy. Non so cosa ho detto, ve l'ho detto bene. Sì, lo dici bene così, dai. All the way from Italy, from the south of Italy, signore e signori, abbiamo qui con noi Teresa Masciana. Ciao. Olè. Teresa. E vai. L'applauso di Saiuz sottofondo. Aspetta, clappate, clappate, clappate. Ciao Teresa. Ciao a tutti. Ciao, una buona serata, benvenuta qui su Network. Grazie. Grazie per essere qui con noi, è un piacere e naturalmente per fortuna il grande Saiuz è riuscito a risolvere, in qualche modo possiamo sentire la tua bella voce. Allora, un miracolo veramente. I miracoli della tecnica di Saiuz, lui ci riesce e arriva ovunque. Il mago Saiuz, esatto. Questa cara Teresa, il mago Telma, no? Perché ci mancava, per il prezioso Luca, mio nostro compare, che questa sera purtroppo non è qui con noi, l'altra volta ero mancato io, adesso manca lui, ma quando siamo nel trio completo useremo questa battuta di Teresa Masciana, il mago Saiuz, che non è male. Grazie allora, Teresa, già ci pensano Luca e Gianluca a prendermi in giro, Diciamo sì, manca Luca, quindi il dissacratore Luca stasera con la sua assenza si sentire, perché io non arrivo a quei livelli naturalmente di dissacramento, dissacrazione e quell'altro. Vorrei fare battute ma mi limito qua. Cara Teresa, ci sono già dei primi saluti che mi scrivono anche delle persone personalmente, come direbbe Catarella di Montalbano. Mi scrivono delle persone salutando, dicono saluti alla Teresa, naturalmente degli amici adesso in chat, vediamo se si comincerà a popolare e fare delle domande. E Teresa, prima di cominciare, io darei il link dell'indirizzo del tuo sito, in modo che le persone possano già andare a vedere e ad ascoltare naturalmente qualcosa di tuo. Che ne dici? Certo, direi sì. www.teresamasciana.com. Prova a ripetere, Teresa, che sei arrivata un po'. www.teresamasciana.com. Perfetto, teresamasciana.com. Perfetto, andatevi a vedere e lì troverete anche la storia di Teresa. E devo dire, cara Teresa, che leggendola appunto è molto interessante. Già questo fatto che è scritta in lingua inglese, giusto? Sì. La cosa mi attizza molto. Io, essere io uomo international way, quindi. Come Saiuz? Come Saiuz è very Napolitan way, veramente. Comunque, e quindi. Leggendo tra queste prime righe, come ti dicevo poc'anzi, appunto vedo che hai iniziato come sound engineer, l'inizio di questa tua carriera, diciamo, girando per paesi come in Europa, anche in America, in Canada e in altri paesi.
Com'è nata questa tua... Parto con una domanda stupida, perdonami Teresa, ma devo sciogliere e rompere anche il ghiaccio in tutti i sensi. Una prima domandina, poi sai che noi qua andiamo a ruota libera, come ti dicevo. E come nasce la tua passione e come mai parte proprio dall'ingegnuono, no, se non erro? Perché in realtà sono sempre stata un'ascoltatrice. A casa mia non suonava nessuno, per cui non è una cosa ereditata di famiglia. A furia di ascoltare sono stata rapita da questo mondo del rock, soprattutto inglese americano, e poi da lì la passione per l'audio, per capire come si fa un disco, come viaggia il suono nell'aria, come sbatte contro un muro e torna indietro, perché poi è quello, no? La fisica acustica, e capire il percorso del suono. E così mi sono talmente appassionata che questo per me è diventato un mestiere. Ormai lo svolgo da tanti anni. È davvero interessante questa che dici anche del suono che sbatte e che torna, perché ovviamente vabbè, noi che più o meno siamo, permettimi magari se del mestiere, nel senso che cose, ma ovvio non sono ai tuoi livelli, noi sappiamo già queste cose, ma per chi in effetti no, tante cose non le sa ma le può immaginare, c'è veramente uno studio dietro anche in qualsiasi cosa si vada a fare live e non solo, e quindi sì. Questa è bella molto affascinante secondo me, perché io da scuola ero veramente una capra in matematica, queste cose così, invece questa parte del suono mi è talmente affascinato che ho imparato anche a fare le equazioni per calcolare i dB e i metri di distanza per i delay, bellissimo. Pensa, chi l'avrebbe mai detto a scuola, dici? No, ma proprio niente. Ma questo perché, come dico sempre, per la scuola magari non si studia, per il voto, per poi la passione di vita, invece si smuovono oceani impensabili. È vero. Questa tua esperienza è da dove esattamente, Teresa? Perché se non erro tu parti dalla Calabria come origine, giusto? Di Reggio Calabria. Ah, dai, proprio di Reggio, bene. Sì. Con la mia Sicilia in fronte sul canale. Bella, sì, di fronte a lei. Lo stretto è un fascino veramente emozionante, oserei dire, perché vedere questo lembo di terra di 3,5 km di distanza, vabbè, torniamo a noi. E quindi come parte questa tua passione per cui ti muovi da Reggio, immagino, giusto? Sempre, ho sempre avuto base a Reggio, anche se ho girato veramente il mondo a questo punto, posso dire, grazie alla musica e per la musica, però non ho mai voluto prendere una casa in un posto diverso dalla Calabria, nel Reggio Calabria in particolare. Mi sono spostata, lì abbiamo l'aeroporto, abbiamo i treni, chiaramente quando parti in tour non hai un problema di dove dormire, perché hai gli alberghi, quindi 15 certo. giorni, un mese, quello che è. Poi tra un tour e un altro me ne sono sempre tornata a casa, perché lì ho continuato a coltivare quello che oggi è il mio studio di registrazione e che è un luogo per la città di incontro e di scambio culturale. Quindi ho voluto creare parallelamente al mio percorso professionale un ambiente, chiamiamolo così, per tutti i musicisti della Calabria e per chi ci passa, perché Reggio comunque è una città di transito per la Sicilia e così via. Molto bello, veramente interessante questa cosa, tanto di cappello, cara Teresa, per l'impegno anche sul territorio, devo dire, no? Quindi, sì, assolutamente, ci tengo moltissimo. Questo è molto ammirevole, anche perché immagino che come sempre il fatto di girare, no, di uscire, di quindi relazionarsi anche con culture e esperienze che ti accrescono, poi tutto quello che fa parte del tuo bagaglio umano e professionale e personale lo riporti poi a Reggio, immagino, quindi attingendo dall'esterno per valorizzare, naturalmente arricchire di più chi... Guarda, credo che ho fatto veramente tanto per quella scena musicale e oggi è la mia più grande soddisfazione vedere come veramente il posto è frequentato da centinaia di musicisti, ma soprattutto Cavolo. Tanti ragazzini che ora già sono grandi e li vedo già andare sui palchi. Uno di loro è stato addirittura con i Green Day quest'inverno. Cioè, per me sono cose bellissime e a tutt'oggi il mio progetto musicale ha veramente un fine
anche dimostrativo per quella terra che è stata sempre vista come un posto perduto, dove si dice sempre non cresce il grano. Mm-hmm. Invece non è vero che in Calabria non cresce il grano. Sicuramente siamo assediati dalla mafia, non lo stiamo a nascondere, però c'è certo. Un sacco di gente bellissima, grandi cervelli, grande umanità. Io li adoro i calabresi, quelli buoni ovviamente. Certo, ovvio. Ed è bello quello che ci stai dicendo. Vogliamo ricordare, Teresa, allora il tuo studio, come si chiama e dove trovarlo anche eventualmente anche qui, noi che lavoriamo sul web, diciamo. Il mio studio si chiama LM Recording Studio, c'è il sito www.lmrecording.it. Quindi facilissimo, insomma, lmrecording.it per gli amici. Io lo che... chiamo studio, ma nella realtà ha preso diverse diverse funzioni, perché c'ha due sale prove, lo studio di incisione, dentro c'è un palco attrezzato per fare showcase, presentazioni di dischi fondamentalmente, su c'ha gli alloggi, un bel giardino per andare a riflettere, ed è veramente aperto a chiunque, con i soldi, senza soldi. Cioè, è stata sempre una struttura a favore del musicista, e chi c'è passato lo può testimoniare. Fantastico questo, proprio bello, complimenti, guarda, Teresa, di cuore, penso da parte di tutti, perché sentire queste cose rallegrano e ravvivano l'anima, rasserenano l'anima, non so come dire, non mi vengono parole migliori, nel senso di dell'apprezzamento nei tuoi confronti di questo risultato raggiunto, ma sforzo anche, immagino, di anni di sacrifici per portare una cosa a portata di tutti, poi alla fine, per cui immagino che sia veramente punto di riferimento di musicisti, deve essere anche una soddisfazione unica, anche l'idea del giardino, brava. Perché tu ben sai quanto è utile un musicista un po' di pace, di verde a volte. No, guarda, io della musica a questo punto posso dire che veramente ho fatto tutto. Ho iniziato proprio caricando le casse per un service, poi ho fatto l'assistente fonico sia in studio che dal vivo. Ho fatto veramente di tutto, dal service allo studio, a suonare, a cantare, a ballare, ora pure questa esperienza di discografia, per cui capisco da ogni angolazione cosa si prova e cosa si sente. Riesco a capire qual è l'emozione di un artista che sta per entrare sul palco, ma anche quella di un fonico che sta per togliere il mute dai canali. Mm-hmm. Cioè, anche cosa prova il fantomatico tecnico assistente che comunque a vedere funzionare il lavoro dell'equipe gioisce. È tutto in quell'ora e mezza di spettacolo, la gioia di tutti noi, poi, no? Magari ci lavoriamo 10 ore per allestire una cosa, o 10 anni per allestire uno spettacolo, e tutto si risolve in quell'ora. Esatto. È bellissima questa cosa. È molto ammirevole quello che dici, non solo perché anch'io lo condivido appieno, ma perché è anche un bel esempio per i giovani, se posso. Naturalmente tu sei giovane, ma è un esempio per tutti, insomma. Ed è bello che queste persone come te che spendono queste belle parole, e soprattutto perché le hai passate tutte, insomma, da, come dicevi, no? Dallo scaricare casse a provare l'ebbrezza di essere artista sul palco, ma nei vari passaggi come fonico e varie cose. Qual è dei vari paesi, cara Teresa, che hai girato, quello che ti ha lasciato, o fossi i primi magari, che ti hanno lasciato di più da un punto di vista artistico, da cui hai attinto di più? È una domanda un po' così. Allora, guarda, veramente non c'è un di più, perché ogni posto mi ha lasciato tanto. Forse l'Italia, devo dire in maniera triste, è quello che mi lascia e mi ha lasciato di meno. Anche se io, insomma, purtroppo, che ti devo dire, sarà che sono cresciuta nell'epoca della crisi o quello che vuoi, però andando all'estero, in Inghilterra, ho trovato grande professionalità, sempre tutto perfetto. Quando salivamo sui palchi avevi da pensare solo allo spettacolo. Ecco, lì mi sono sentita veramente artista professionista. Non dovevo pensare al service, alla luce, alla pubblicità, alla gente che non c'era. Mentre nei paesi tipo il Messico, la California, ho sentito un po' più la crisi economica,
anche peggio di quella che c'è in Italia, però ho visto l'attenzione comunque alle cose. È scritto sulla porta dei locali no cover band. Per me è stato molto significativo. Fantastico. E vedere le band che suonano le loro cose, spostarsi. Quando noi, qualcuno mi ha chiesto all'inizio, un anno fa, dice: ma tu da Reggio Calabria ti sposti fino a Milano a suonare? Dice: sì, che ci vuole? In America, noi per andare da Detroit a Seattle viaggiavamo 2 giorni e 2 notti ininterrottamente. Eh sì. E poi per tornare a New York era altrettanto. E poi da New York a Detroit passavi la Pennsylvania in mezzo alla neve. Cioè le band lo fanno normalmente, con i furgoni attrezzati con i letti, perché i locali non gli danno da dormire. E qua in Italia qualcuno si è scioccato perché io mi prendo un comodo aereo Reggio Calabria-Milano e vado a suonare. Come la faccio in furgone, ancora meglio. Cioè siamo veramente strani per certe cose. Poi, che ne so, la Repubblica Ceca mi ha lasciato veramente, e tutti i paesi dell'est mi hanno molto toccato, perché io pensavo, nella mia ignoranza, di andare in questi posti e trovare impianti magari datati, o trovare un pubblico che è un po' retrogrado. Invece abbiamo trovato impianti all'avanguardia in tutti i posti. E abbiamo trovato un pubblico micidiale che si comprava i dischi, mentre qua in Italia il disco non se lo compra più nessuno. E mi ha fatto molto riflettere un giorno in Austria, sto facendo un tour veloce, che quando il concerto ritardava di 10 minuti volevano restituiti i soldi, mentre qua in Italia a volte ci sediamo in un teatro, aspettiamo un'ora affinché inizi lo spettacolo. Per cui ti dico, ogni posto mi ha lasciato qualcosa. In Canada ho suonato al Gay Pride. Io non sono gay, però facevo il fonico per un gruppo che era un'icona gay lì in America, e ho scoperto veramente un altro universo allucinante. Cioè qui in Italia i Gay Pride li ho visti, ma veramente il confronto, cioè, ancora è molto piccolo il movimento. Ovviamente positivo, perché io sono a favore del rispetto di ogni cosa, per carità. E quindi, come vedi, tutto mi lascia, l'Italia, quello che mi lascia è un grosso amaro in bocca, ma io ci credo sempre che possiamo risorgere, che possiamo cambiare, che potrò accendere una radio e sentire musica fresca, non la mia, per carità, non parlo mai di me, io sono un'addetta ai lavori a 360 gradi. Vorrei sentire musica fresca, non ce la faccio più delle stesse canzoni da quando sono nata. Cioè, faccio un appello accorato. Non ce la faccio più di sentire sempre la stessa roba da quando siamo nati, le stesse canzoni. Eppure se ne produce tanta roba bella in Italia, artisti spettacolari che restano sommersi da sempre. Che peccato. È peccato, sì. Cara Teresa, è stato un piacere ascoltarti, anche perché naturalmente hai la mia condivisione totale su tutto quello che hai detto, perché le ho tastate con mano anch'io queste realtà, che quante volte noi pensiamo, guarda, quella dei paesi dell'est è proprio una verità assoluta, che io ormai, vabbè, dico da una dozzina d'anni, anche Sayuz non ne può più di quando io gli dico dell'Italia così. Io amo questo paese. Ma non è vero, perché cioè, io ho ascoltato Teresa veramente, cioè, ha fatto un excursus, diciamo, dell'estero, cioè di quella che ha fatto, cioè nel senso dove è stato e come si comportano sia gli ascoltatori e sia gli organizzatori, da quello che ho capito bene, no? E la cosa che mi è che in Italia noi ci pensiamo, camminiamo sempre sulla nuvoletta, che sembriamo quelle persone, sanno, tu fai aspettare un'ora il pubblico, pertanto chi se ne frega, insomma, qualcosa, cioè, perché poi alla fine è quello che si riduce, o mi sbaglio? Teresa, questo modo di fare, perché mi ha colpito, non perché in quel determinato spettacolo si esigeva la puntualità, perché in Italia ormai siamo disposti a tutto, accettiamo tutto. Se non arriva il pubblico non comincia il concerto. Cioè, facciamo manipolare da chiunque. Questa è la cosa che mi colpisce. Cioè, se il governo dice tutti licenziati, se il governo dice aumentiamo questo, bene, abbassiamo quello, ok. Oppure, cioè, voglio dire,
è diventato difficile vivere in questo modo, almeno per gente come me. Ti devo raccontare una cosa, guarda, non so se abbiamo il tempo, sarò veloce. Ne abbiamo quanto ne vuoi. Allora, a Reggio Calabria, che ti dicevo prima, città assediata dalla mafia, sì. E questo lo sa bene tutti lo sanno, lo Stato, tutti, i politici, praticamente incendiano macchine, spesso e volentieri, saltano in aria negozi, ci sono ci sono scandali sotto la luce del sole, rispetto ai quali nessuno alza un dito. Ma l'altro giorno, un paio di settimane fa, tre forse, un piromane ha incendiato il museo dello strumento musicale. Cavolo! Ma guarda, ma tu lo sai che da andargli a stringere la mano a questo piromane, perché finalmente abbiamo visto a Reggio Calabria la gente che scendeva in piazza. Finalmente, cioè non si sono ribellati a nulla. Cioè veramente quella è un'altra città allucinante, assediata completamente dalle ingiustizie. Non è sceso mai nessuno in piazza, invece con questa scusa che hanno incendiato il museo dello strumento musicale, ho visto scendere chiunque. La giornata era intitolata così: Reggio suona, scendi in piazza e suona ciò che vuoi, anche i coperchi delle pentole. Perfetto, abbiamo visto gente con i coperchi delle pentole suonare, strumenti di ogni natura. Un signore che si era costruito una croce di ferro e c'era saldato dei sassofoni sopra. Guarda, allora dici tu, meno male, ancora siamo vivi, ancora si può scendere in piazza, meno male. Però fantastico. È raro, capito? È raro, per il resto ci assorbiamo tutto, assorbiamo troppo e stiamo diventando un paese di depressi, quello mi dispiace. Brava Teresa, veramente concordo appieno con quello che dici. E, vabbè, volevo solamente un attimo dirti, caro Saius, aiutami anche tu perché io purtroppo non riesco a vedere la chat. E naturalmente abbiamo degli amici, dei nostri ormai sostenitori assidui, o meglio sempre onnipresenti, e per fortuna che ci sono loro. Marco, questo mio carissimo amico, che tra l'altro devo ancora chiamarlo caro Saius, Marco, devo sentirlo. E Walter, tra l'altro anche lui è un musicista, cantautore, definiamolo così, che è stato nostro ospite qui in una puntata ancora di inizio anno. E sono veramente due belle teste, sia Marco che Walter, molto fini. Peccato che tu non possa leggere la chat, ma naturalmente danno sostegno a quello che stai dicendo. E magari Saius, se tu vuoi leggere qualcosa, perché io non riesco a leggerla bene purtroppo. Quindi se hai qualche messaggio che Marco o Walter, anzi poi a Walter chiederemo, come al solito, che Walter, sai, è molto bravo nell'individuare in una parola o in una frase, diciamo così, il fulcro, il cuore, il tema della puntata, ecco, diciamo così. Bene. L'atmosfera che si è creata. Quindi allora, Walter, c'era Walter, sì. Walter che chiedeva l'ospite della serata perché è arrivato tardi. Poi c'è stata una certa difficoltà con la chat. Poi Walter diceva: in Italia c'è poco rispetto per gli sconosciuti, e poi continua: sono considerati solo i noti, c'è un limite a tutto. Sì, è vero. Mi piace quello che dicevi tu, Teresa, prima, quando avevi letto in Sud America, in Messico, la frase no cover band, giusto? Sì, nel locale. Sono tutte cose che mi hanno sempre colpito e le ho fotografate, perché Invece, qua in Italia è un po' il contrario. No, qui se no. Non fai cover non riempi il locale, per cui fa musica tua, scusa la parola, se non stronzo, si fanno queste cose. Sì, vai tranquillo. Fare le te la concediamo questa parola, dai. Così, veramente ti senti strano quando vai in un locale, sì. E proponi la tua musica, perché ti dici: ma perché fai la tua musica e non fai le cover che mi portano la gente, io vendi panini, ma pensa tu. Lo so benissimo, è quello che dico ormai da decenni, direi io, ma Saius non ne può più, anche Marco stesso, uno dei nostri ascoltatori qua, non ne può più, perché tra l'altro anche nei paesi dell'est, come dicevi prima, con i nostri pregiudizi, secondo me, molto spesso, dove si pensa che sono indietro, veramente, come dicevi tu, volevo dirti, concordo appieno su tutto, perché tra l'altro è anche un pubblico molto preparato, non so se hai notato, anche che vanno a comprare i dischi, ma che sanno,
che vanno a vedere anche i concerti rock. E l'attrezzatura, io dico sempre che ho trovato delle attrezzature migliori e, o più che migliori, anche che le sanno far funzionare meglio che da noi, in posti impensabili, sperduti tra la Repubblica Ceca e non solo, anche in Polonia, e che magari in certe situazioni qui da noi, che ti immagini, no, che il nome, questo locale famoso qui da noi, ti immagini che abbia chissà cosa, e poi alla fine dici boh, non so se è più terzo mondo il nostro o il loro. E il pubblico, sì, io concordo. E sai, cara Teresa, è anche una questione di rispetto nei confronti del pubblico l'essere puntuali, come usano in Austria, anche in Inghilterra, tra l'altro notate in Germania un po' meno, però c'è il fatto che se il concerto inizia alle, è previsto alle ore 8 o alle 21, quello che è giusto iniziare a quell'ora, perché è anche un rispetto nei confronti di chi viene anche da lontano a vederti, che magari il giorno dopo. Io ho sempre usato questa, questo, diciamo così, esempio. C'è uno che viene da 200-300 km di distanza a vedermi, il giorno dopo deve tornare a lavorare. È anche giusto che io inizi alle 8, alle 9 come previsto, perché magari si è fatto strada e deve partire anche in un orario decente, perché devo rispettare anche lui che mi sostenta per fare questa cosa. È una mia stupida idea che porto come esempio per dire il rispetto che invece qui da noi manca. Come dicevi tu, qui si aspetta che il pubblico arrivi, che magari consumi nel locale, anche questo io. Sì, guarda, è una cosa, sì, che detesto, soprattutto a teatro. Perché spesso a teatro che succede? Arriva la persona più grande, come può arrivare il ragazzo. Io ho presentato, sì, il mio disco al teatro proprio lunedì 18, lunedì scorso. È stata una serata memorabile, penso non la dimenticherò mai, perché il teatro comunque era pieno e c'era una varietà di persone, grandi, piccole, anche persone con i capelli bianchi. E allora io dico questo: se sono in un locale, ritardo mezz'ora, siamo tutti giovani, ci prendiamo una birra, chi fuma si fuma una sigaretta, eccetera, ma quando sono in un teatro magari c'è una persona di una certa età che è seduta, io non la posso lasciare un'ora seduta, infatti, aspettare i miei comodi. Cioè, ci tengo molto alle persone anziane, non so come dirti, per me sono preziosi quanti bambini. Per me veramente un anziano è sempre una ricchezza, perché è sempre pieno di saggezza. Io quando incontro qualcuno e ci posso parlare, veramente mi emoziono, mi piacciono un sacco. Per cui dico, perché li devo lasciare un'ora? Loro hanno difficoltà a livello fisico a stare seduti troppo. Poi è anche una questione appunto di previsione, posso capire 10 minuti, a volte veramente esageriamo, passa un'ora, e a me che comunque sono spesso al mixer, pure io mi snervo, perché anche noi siamo lì che montiamo dalla mattina, esatto, anche noi dobbiamo lavorare, andare a cenare, a staccare a un certo punto. Esatto. Infatti dici una cosa importantissima. Adesso sembra che io concordi con te su tutto, ma è inevitabile, perché caro Cyrus, vabbè, mi sono innamorato di Terenoti. Don't love me. No, adesso piglierò mazzate per questo che sto dicendo, ovviamente, che ho appena detto, però è fantastica, perché mi pare di sentire, mi manca Luca anche qua, mi pare di sentire il mio alter ego femminile, cioè le stesse cose che dico io da anni, musica, teatro e quant'altro, ovviamente lo dice anche Teresa, anche perché io ho fatto vari lavori, cara Teresa, nei vari ambiti, quindi capisco anche, lo dico sempre anche ai ragazzi, e portare rispetto a chi poi ti permette di andare in scena, perché c'è il tecnico che ha montato tutto il giorno, deve andare a cenare prima, come hai detto tu giustamente, la tensione prima di iniziare il concerto, di quando, mi è piaciuto cosa hai detto prima, quando hai detto, la tensione di premere il mute del mixer, no, per dare poi il canale, no, di apertura, sì. E quindi è vero, cioè, lo so, anch'io lo so, cioè te la fai addosso tu per l'artista che è in scena, quasi, no, per dire che questa simbiosi a volte poi dipende sempre dalle persone, è ovvio, e c'è chi lo fa con passione e correttezza e rispetto, e che invece lo fa un po' così. Per cui, cara Teresa, è meraviglioso quello che dici, non solo perché lo condivido appieno, che sembra che ti voglia secondare, però è bellissimo veramente. Sai, Uzzolo, cosa dicono dalla chat, che vedo allora, che due... No, stavo appunto guardando, leggendo la chat, mi era interessato, perché c'era Walter che vabbè, diceva grazie dei complimenti, perché io hai fatto i complimenti a Walter, quindi, certo, che dispensi molto... sempre in mio favore, insomma. Ma Marco, Marco questa volta si chiama Marco Eila.
ha cambiato nome. Dice i noti che non hanno né arte né parte, ma si riferisce appunto ai soliti noti, i grandi che si sentono sempre quelli in radio, penso, perché come diceva Teresa prima, se tu ascolti una radio ascolti sempre gli stessi brani, perché poi alla fine, certo, passano sempre quello. E ti fa un grande Gian. Ah, sempre grazie, Marco. Grazie, e, caro. Poi abbiamo a questo punto anche Walter, però, che dice una cosa interessante riguardo al, diciamo, poter, come devo dire, sfondare. Sì. Diciamo non, così. Sai che non mi veniva. Io combatto per affermare la mia musica, alle volte mi sento addirittura in difficoltà e penso di non poter essere all'altezza e di essere originale. Ogni tanto qualcuno mi riconosce un dono, qualcuno gli riconosce un dono a Marco ogni tanto. Eh? Sei tu Gian che gli riconosci un dono? Non lo so. E poi c'è una domanda, allora, per Teresa da parte di Walter. Certo, allora Walter, adesso vedo, riesco a leggere qualcosa anch'io. Perfetto. Rosa, naturalmente chiede di cosa si occupa Teresa, perché appunto magari facciamo un passo indietro, cara Teresa, di che tipo di musica si occupa praticamente Teresa, chiede Walter dalla chat, cara Teresa. Allora, io come artista, cantante, musicista ho sempre fatto rock and roll e lo farò, penso, alla morte. Invece come tecnico del suono ho fatto tutt'altro. Lavoro tantissimo con la musica etnica, perché in Calabria il mercato è costituito al 99% da qualche anno a questa parte di produzione di musica etnica e molto jazz. Quello che faccio io anche in studio, ormai mi sono specializzata in ripresa di strumenti acustici, per cui anche orchestre al teatro, jazz etnico, che comunque significa chitarre battenti, lire, fischiotti, zampogne, per cui molti condensatori, doppie microfonazioni. Io come artista, come hai potuto sentire, faccio tutt'altro, però le mie radici musicali sono quelle, il mio linguaggio è quello, quindi quando mi metto a comporre una cosa mia lascio da parte la mia professione di tecnico del suono e poi io sono quella che sentite nei dischi. In merito, cara Teresa, voglio ribadire il tuo sito, dove andare anche sia a leggere la tua biografia, ma soprattutto ad ascoltare i brani, che a me, ripeto, come ho già detto prima e come ti ho anche detto appunto quando ci siamo sentiti all'inizio, sono piaciuti davvero tanto, veramente complimenti. Grazie. nel senso che è il genere mio, in sostanza, voglio dire, che mi piace evidentemente anche per quello. Aiutati anche in questo, che è rock and roll. Poi io naturalmente provengo dal blues rock, rock and roll, e poi fino all'hard rock, non arrivo oltre l'hard rock, per cui ti dico, mi sono piaciuti davvero molto. E quindi, cari amici web radio ascoltatori e web tv spettatori che state assistendo a questa puntata in diretta, sono le 22:52, vi invito, vi esorto ad andare nel sito di Teresa Masciana, con l'indirizzo, con il link www.teresamasciana, che ovviamente sarebbe Masciana, giusto Teresa, ma senza l'accento. Sì, il web non lo vuole l'accento, no, e anche in questo noi italiani siamo particolari, scherzo, perché ci sono tante altre lingue che hanno tanti altri caratteri particolari che non si possono scrivere, ci mancherebbe. E quindi dicevo, www.teresasciana.it, e andate anche subito a vedere e ad ascoltare i brani, così potrete contestualizzare, capire anche della valenza di questa artista veramente meravigliosa, splendida, che stiamo ascoltando con delle parole stupende. Ci sta veramente emozionando, almeno a me sta interessando molto, forse perché condivido appieno quello che dice per l'esperienza. E soprattutto, stavo dicendo, andate ad ascoltarvi i suoi brani, oltre che a leggere e vedere le varie cose. E poi, cara Teresa, dici pure quali saranno i tuoi prossimi eventi. Dicevo, chiudo la frase, perché purtroppo, giustamente, essendo Teresa sotto SIAE, e noi, SIAE Web Network, essendo un network indipendente, non sotto SIAE ma sotto altre licenze, quali appunto la licenza Creative Commons e tante altre, purtroppo non possiamo mandare i brani di Teresa, e ci dispiace, come lo è stato anche per altri artisti che abbiamo avuto in precedenza appunto anche sotto SIAE, per cui è un peccato, va da sé, sarebbe bello ascoltare insomma i brani che l'artista ha composto
appunto dell'ospite che abbiamo nella serata, però stasera non sarà possibile, ma voi potete andare comunque, magari anche se il vecchio Saiuz, come dice Luca, vuole mettere qualche link in chat visibile, in modo che gli amici possano andare anche su YouTube se c'è qualcosa. No, di ma Teresa è molto semplice, perché il sito di Teresa è molto ben fatto, sì. E diciamo esaustivo, sì, cioè trovi tutto semplice, da YouTube ai suoi video e ai suoi brani, soprattutto quando vai nella sua pagina, che parte subito il brano, il primo brano ti fa ascoltare, che secondo me è quello lì che mettono ogni tanto, lo cambiate, vero Teresa, quel brano lì? Sì. Perfetto. No, e quindi www.teresamasciano.it, se mi ricordo bene, giusto? Masciana. Guarda, Teresa, sono conosciuto per storpiare tutti i nomi e tutto, quindi non ci far caso. Sempre Luca, il solito. Luca, perché non ci sei? Perché fai bene a non esserci in questi momenti? Perché, come perché noi, Luca? Con il perché vecchio Luca, non ci sei? No, ma Saiuz va bene la parte tecnica, è ovvio, e lui come fa miracoli, hai visto Teresa, per quanto riguarda volevo comunque tecnico. Ripetere il sito, perché così quando sì. Noi mandiamo un brano possono fare sì. Un salto ad ascoltare anche il brano di Teresa. Infatti ora, caro Saiuz, no, volevo ripetere il sito, che è appunto www.teresamasciana.com. Esatto. Bravo. È molto importante questo, quindi quando noi manderemo il brano, per spezzare un attimo sta chiacchierata, voi andate sul sito e ascoltatevi il brano di Teresa. E Saiuz è fatto così, dovete portare pazienza, cara Teresa, tu non lo conosci ancora. Dobbiamo spezzare sta una noia. No, spezzare nel senso, che figura mi fa fare con Teresa, non so dici te, insomma. Esatto, se la moglie Eliana moglie, va bene. Allora, cari amici, mandiamo appunto questo brano che non Teresa, come quello precedente, sarà l'ultimo che mandiamo, se non poi quello finale, naturalmente. Caro Saiuz, cosa hai scelto qui per noi? Allora, è un po' difficile in inglese. Dillo tu. Miss you. Quando ho trovato sto brano mi sembrava quella di Totò. Miss, mia cara Miss, l'uccupallessa, divento per te. No, Miss You di Snowflake. Chissà chi era questo Snowflake, dice Sai. Non lo so. Quindi sempre mandiamo questo brano e nel frattempo gli amici possono andarsi a ascoltare il brano di Teresa sul sito di Teresa. Appunto, e vi aspettiamo dopo ancora con anche in www.saiuzwebnetwork.it nella nostra chat per fare domande alla grande Teresa Masciana. A tra poco. Thank you.
Quanto male. And so, ladies and gentlemen, here we are again. Stage. No, I'm joking, of course. It's 11 o'clock here in Italy, CET, Central European Time. You're listening to Sayus Web Radio on www.sayuswebnetwork.it. And you can hear and listen to us and also see us on our web TV station here on www.sayuswebnetwork.it. We are so happy to have you here all around Europe, all around Italy, all around the USA. We are going to come to you. And thank you so much for being here. We have Teresa Masciana tonight, ospite, guest with us. Ciao Teresa, mi sono un po' impaperato questo inglese, non so come mi è venuto. Allora siamo tornati ancora in diretta dopo questo brano che abbiamo ascoltato, non di Teresa, ma se volete ascoltare qualcosa di Teresa prima di questo brano, dicevo, andate nella sua pagina, e il link è www.teresamasciana.it. Sono le 23 e un minuto primo e abbiamo ancora Teresa qui con noi. Ciao Teresa, allora, eccoci qui. Tutto bene? Sì, non mi sono addormentata. Non ti sei addormentata. Potrebbe anche accadere. Potrebbe accadere. No, non dovrebbe pervadere il sonno e la noia, però sarebbe un po' grave. Siamo così noiosi, ditecelo, dicelo, non ti preoccupare, non ci offendiamo, non è vero. No, mica dipende da voi, dipende dalla birra che mi sono bevuta. Ah, vedi. Io purtroppo non mi posso aiutare. Allora, diciamo, Teresa, se qualcuno di voi è andato ad ascoltare qualcosa, caro Sayus, tu tienimi aggiornato anche, naturalmente, se dalla chat nel nostro sito Ecco, caro Marco, perché sono diventato cinese adesso. Caro Marco, facci sapere se anche a te è piaciuta come a me. Io già appena ho ascoltato le prime canzoni, già la prima mi è piaciuta. Quindi, vabbè, poi andremo a vedere. E cara Teresa, dice... Sì, certo, Walter poi ci scriverà. E allora, cari amici, scriveteci in chat per fare domande anche a Teresa. Avete l'occasione veramente di non dico interloquire, però insomma di mandarci i vostri messaggi a cui noi daremo voce e fare domande appunto a questa grandissima artista. Io dico veramente artista a 360 gradi, perché ci ha raccontato davvero delle cose interessanti. Ricordo che questa puntata, naturalmente, di The Rock Band History. Non c'entra niente, lo so. Sai, quando parto ho le mie reminiscenze, cose impostate per default, che poi The Rock Band History è un pezzo che non la registro, non vale, da mesi che non va in onda, con tutti i miei impegni teatrali non ci sto dietro. Dicevo, questa provvisoriamente due compari più uno, due, che è andata in onda e che sta andando in onda questa sera, lunedì 25 novembre 2013. Caro Sayus, come sempre ricordiamo che è in replica anche il giovedì le ore 14, per naturalmente quella durata dell'ora e mezza, poco più, che sarà. Quindi se qualcuno di voi se le perde, volete farla ascoltare a qualcuno dei vostri amici, fatelo pure, e naturalmente poi è sempre a disposizione in podcast o comunque riascoltabile sul sito di Sayus Web Network, nella nostra pagina in Facebook con il grande Sayus, che pubblicherà anche questa puntata insieme a tutte le altre precedenti con gli altri ospiti, e poi naturalmente la potrete ritrovare nelle nostre varie, diciamo così, conoscenze, diciamo così, Sayus, nel senso che ringraziamo tutti coloro che stanno rimandando, diciamo un po' così, il segnale di questa puntata, ovvero che in questo momento è in diretta tutti i nostri, le nostre partnership, e non solo, tutti coloro che ci stanno replicando il segnale, ci stanno mandando in diretta o che comunque lo manderanno poi in differita nei prossimi giorni. Li ringraziamo tutti indistintamente, soprattutto anche coloro, sappiamo, che ci stanno replicando, vero Sayus? Perché scopriamo che ogni tanto c'è qualcuno. Esatto. E anche la web TV. Quindi vi ringraziamo davvero di cuore per aiutare anche noi in questa divulgazione di Sayus, come noi appunto diamo spazio a tutti, promuovendo anche gli altri. Quindi questo ci piace davvero tantissimo. Allora torniamo
A Teresa Masciana, dicevo, è artista poliedrica o comunque è veramente grande a 360 gradi. Cara Teresa, vogliamo ricordare, poi come dicevi anche tu poc'anzi, nel sito trovano tutto i nostri cari amici web radio ascoltatori e web tv spettatori. Ma ricordiamo le prossime date che io ho qui davanti me, che almeno riesco, faccio quello che ha studiato, no? Nel senso che poi ho il trucco, scherzo, che non le so a memoria ovviamente, però ce l'ho qui davanti. Quindi è proprio imminente. Le prossime sono in Calabria, perché adesso torno giù. Esatto. Torno giù e faccio un primo esperimento di gruppo rock and roll all'interno della Casa dello Studente di Architettura, mm-hmm, di Reggio Calabria, e ci hanno dato a disposizione la libreria, che è una cosa fighissima, perché questa stanza piena di libri su tutte le pareti, e noi saremo a suonare. Io poi, che ho lasciato l'università per disperata, che mi mettano a suonare in mezzo ai libri sarà il massimo, veramente. Cioè, veramente il massimo. E poi, sempre a Reggio, faremo un bel pub dove passa bella musica rock, e poi cominciamo a salire di nuovo verso il nord, partendo mi sembra dalla Campania. Ora non mi ricordo di preciso le date. Io qui, Teresa, vedo naturalmente, perché ripeto, sul tuo sito, allora appunto il 4 dicembre in Monte, quella dell'Università Mediterranea a Reggio Calabria, questa che dicevi, la Casa dello Studente, giusto? Con tutti i libri che vi circonderanno. Però è bella questa immagine, sai, al di là poi della battuta che il paradosso, no, della volta dell'assurdità della vita, no? I libri che a noi non ci sono piaciuti magari da ragazzini. E poi il 22 dicembre al Random Club, sempre a Reggio Calabria, immagino che era l'altra esperienza che dici che farai. E tornando su vedo l'8 marzo a Matera. Sì, Policoro. Beh, ancora non sono né aggiornato il sito, okay. Però okay. C'è un bel tour che parte, insomma, a gennaio, facciamo un po' di cose. Vabbè, quindi poi gli amici che vogliono seguirti potranno vedere le date aggiornate. Poi vedo un 29 marzo a Roma, a Fulla, e il 9 di maggio invece a Messina, tornate già. Però immagino che ci sono altre date in programma. Sì, naturalmente noi abbiamo... dovremmo tornare anche in Inghilterra in tutto questo. Wow, cioè, no, metti che io vorrei venirti e vedere, naturalmente, spero tanto che verrete qua nel nord-est, insomma, in qualche modo, quindi magari ci teniamo. Voi dove siete di preciso? Ma cara, la domanda sorge spontanea e la risposta tanto meno, nel senso che noi siamo come web radio, come network, siamo da Treviso, diciamo, esattamente come collocazione geografica. Saiuz, esattamente l'opposto a dove l'anno scorso sono venuta dalle vostre parti. Dai. Sono venuta, ho mangiato anche il goulash prima di cantare, stavo morendo. Che è proprio tipico di Treviso il goulash, devo dire. Guarda, non lo so se è tipico, però l'ho trovato. Dove l'hai trovato? Il goulash, e ti ha detto la signora: volete mangiare prima dello spettacolo o dopo? Allora, siccome io stavo morendo di fame, sì, vabbè, voglio mangiare prima, però questa bomba atomica poi l'ho mangiata, certo. E poi non riuscivo più a cantare, esatto. Assolutamente. Si è fatta sentire il palco allora. E poi cos'è? Un goulash al radicchio di Treviso, praticamente. No, tipico. Dai, forse loro non erano italiani. Ah. Ma era fatto proprio buono. Io l'avevo mangiato in Polonia, l'avevo mangiato in Ungheria, immagino. In Ungheria, sì, anche a Praga. Sì. Comunque dove lo mangi il goulash, è pesantissimo. Sì, esatto. Cioè, diciamo la verità. Cioè, veramente. Sì, diciamo che a Budapest in Ungheria era abbastanza tosto, anche d'estate poi l'ho mangiato, quindi si fa sentire. Però in effetti diciamolo anche, perché prima di andare in scena, qualsiasi cosa uno faccia, che sia teatro, spettacolo in genere, musica, quindi cantare o suonare, solitamente non si mangia mai più di tanto, per essere appunto... diciamo, poi c'è chi lo fa, però quella volta avevi fame. Devi mangiare per forza, sì, sì. Perché questa quando magari c'è stata una giornata, sì, a digiuno, in tour, sul furgone, sì. Allora insomma, poi dopo una settimana di tour sei tutto scassato, perché per quanto cerchi di mangiare bene, sì, mangi sempre male lo stesso, non è vero. Possibile.
E poi io sono una tipa che quando, allora, mangio poco, sono magrolina fondamentalmente. Mm-hmm. Però quando mi viene fame, se non mangio subito qualcosa, mi viene il calo di zuccheri e non capisco niente. Tipo zero. Però quella botta di goulash è stata veramente bestiale. E beh, comunque è stata, al di là per la suggerisco a tutti i cantanti, provate questa sfida con voi stessi, mangiateci, esatto, un piatto di goulash e prima poi iniziate a cantare. Esatto, e se superate la prova veramente potete cantare in qualsiasi situazione. Indubbiamente. Va bene, quindi Teresa poi ci aggiornerà i suoi date. Caro Saius, tu avresti qualcosa da recriminare, stavo dicendo, volevo dire. Sì? Però con un po' di allegria, sai? Perché se non quelle cose che è come se è uno sforzo, vabbè, se lo devi fare. Devo fare un po' il Luca della situazione. No, sì, volevo fare il look della situazione, ma non mi viene male perché, ma mi viene male, dico, non mi viene bene perché non ho quest'aria, diciamo così, un po' furbesca, un po', diciamo così, tagliente, scaltra. Dimmi pure, Saius. Io lo so, lo so. Mm-hmm. Oh, Teresa, rispondendo a Walter, quali sono stati i tuoi studi musicali? Allora, i miei studi musicali sono stati, per quanto riguarda lo strumento, ho fatto prima un corso di solfeggio e un corso di basso elettrico a Reggio Calabria, esattamente con il bassista di Bersani, perché il mio insegnante di Reggio Calabria è il bassista di Bersani da una vita, è un ottimo turnista, un ottimo musicista, insomma sono caduta bene, diciamo così. Invece per quanto riguarda la voce, sto studiando da diversi anni con una cantante jazz, una donna sempre di Reggio Calabria che ha studiato tantissimo la musica brasiliana, è troppo perfezionista, a volte ha una tecnica mostruosa, cosa che non ho io. Io non ho la tecnica mostruosa, ma io cerco molto la comunicazione, e che per fortuna non mi manca. E chiaramente continuo a studiare sperando anche tecnicamente di diventare perfetta. Invece come tecnico del suono ho seguito due corsi contemporaneamente, uno a Catania e uno a Milano. A Milano ho fatto il CPM, invece a Catania c'era una scuola all'interno di uno studio di registrazione molto bello che adesso non c'è più, l'hanno smantellata purtroppo, dove c'erano tutte macchine analogiche meravigliose, banconiffi, valvolari. Ho avuto fortuna anche lì perché sono riuscita, sempre rimanendo al sud, ad avere grandi insegnanti e avere la possibilità già da subito durante il corso di tifonia, per dire, a poter mettere le mani su attrezzature molto costose, molto particolari, con un bel suono. Per cui sono nata nell'epoca del digitale, dovrei essere figlia del digitale in realtà, ma io ho studiato sull'analogico e la ritengo un'enorme fortuna questa cosa. Il digitale poi ho imparato, chiaramente utilizzo tutti i sistemi, cioè, non ho problemi di questa sorta, però aver conosciuto e saper fare la differenza tra un analogico e un digitale è molto importante per un tecnico del suono oggi, soprattutto sapere miscelare, secondo me, le due formule, perché secondo me non è vero che il digitale suona tutto male o l'analogico suona tutto bene, assolutamente no, però se si trova la giusta miscela fra alcuni elementi analogico e digitali si possono fare veramente belle cose. Bravissima, veramente ottimo e bello quello che hai detto, veramente eccezionale, che condivido al solito. Adesso metterò un condivisore. Ormai condivido tutto. No, perché guarda, è vero, c'è chi dice: ah, come suona il digitale, cioè come suona l'analogico, il digitale non ci riuscirà mai. Sì, ma è anche vero che poi dipende come lo usi, come lo sai usare. Insomma, nel senso, ho sentito
analogici. Non apriamo questo argomento, perché non solo non usciremmo mai, potremmo anche ricevere qualche email di qualcuno che ci lincia. Perché non condivide. Veramente, guarda, come quando cominci a parlare tra Macintosh e Windows. E Windows, sì. Cioè, no, non esci vivo. È impossibile. Cioè, io conosco persone che hanno dei vecchissimi Windows, cioè che gli funzionano perfettamente con quel sistema che hanno loro e non si piantano mai. Sì, e poi conosco persone che vanno bene col Macintosh, ma conosco anche persone con le quali proprio ci ho lavorato, quindi io dico sempre cose che ho visto, non che ho pensato di dire. Sì. Che anche il Macintosh si impallava nel piano delle registrazioni, andava resettato 250.000 volte, come può avvenire con un Windows, e quindi il tutto è collaudare, secondo me, un sistema che funziona tutto, dal più piccolo cavo alla corrente elettrica, alla messa a terra, all'acustica dell'ambiente, i microfoni funzionanti. Bellissimo. Col diagramma polare giusto, puntati bene, i pre funzionanti, gli analogici fino ad oggi mi sono sembrati migliori dei digitali, devo dire la verità. E poi un buon sistema, un buon hard disk recorder e due orecchie soprattutto, che funzionano, perché se non hai un suono in testa, ha voglia che ti mettono macchine sotto le mani. Tu devi avere il suono in testa e poi lo tiri fuori anche con un giocattolo. Ma se non hai il suono in testa, ha voglia, non ne parliamo proprio. Bellissimo, veramente io sono rapito. Sì. E vabbè. Sì, sicuramente. È veramente piacere aver Teresa qua questa sera, come al solito sto dicendo, e anche per quello che dice, per dar voce appunto alla Calabria, che cerchiamo di aiutare un po' tutti. Però è davvero un artista strepitosa, oltre che, se posso permettermi, Teresa, non voglio scadere per tutte le belle cose che abbiamo detto, che anche è una bella ragazza tra l'altro, però questo non deve influenzare la nostra idea, perché solo a sentire quello che ha detto, insomma, adesso mi sto in Sayuz, perché ovviamente io mi sono innamorato di Teresa e quindi mandare uno a questa diretta, non c'è Luca a supportarmi e quindi ti devi accontentare di Sayuz. Come un giovane innamorato, sto dicendo cavolate. Sto arrossendo. Però, vedi, parliamo anche d'amore. Cioè, siamo favolosi stasera. Abbiamo parlato di anziani, analogici, digitali, di mafia, l'incendio dello studio. Cioè, bellissimo. Sì, sì, eccezionale. Che tra l'altro, anche quando hai detto il discorso degli anziani, mi ha toccato molto, perché anch'io mi ci rivedo in questo, nel senso che nel mio girare, ero in un torneo per i fatti miei, la prima cosa che facevo, a parte che per me la cultura è anche quella di andare a vedere tante cose in un posto dove vai, ma è parlare con la gente, e chi cercavo io erano sempre gli anziani, con cui ci andavo veramente a parlare sempre, in ogni paese, qua e anche all'estero. Per cui quando hai discorso dell'anziano, anche del rispetto di non tenerlo lì un'ora a teatro o quello che è, mi ha toccato molto, come i bambini anche, che sono il futuro, e anche l'innocenza, a volte la trasparenza. Cara Teresa, hai visto? Sono arrivate le 23:18 minuti. Ma voglia, come se fosse appresso a me, faccio sforare tutte le radio. No, ma sono una chiacchierona imbattibile. No, ma guarda che qui hai trovato pane per i tuoi denti, perché ovviamente, a parte che a noi non può fare che piacere, è ovvio, però abbiamo dei vincoli veramente stretti di orario, se non quelle delle 11:30, che ci siamo prefissati da sempre, ma che non abbiamo mai rispettato, perché va a finire sempre così, che all'ultimo poi, cioè, anche perché con un ospite piacevole e bello come te, è ovvio che non mancano gli argomenti, anche perché sono sempre perde di saggezza, o comunque pendiamo dalle tue labbra per quello che dici, quindi non sarebbe mai abbastanza il tempo a disposizione per parlare assieme. E naturalmente non abbiamo il limite, diciamo, massimo della mezzanotte, perché poi. Ma va in onda ancora The Rock Band History? Sì, va ancora in onda. Ah, la stessa puntata, pensavo, ma va in onda. No, pensavo
Ragazzi, scrivete in chat che va in onda The Rock Band History, scrivete a quel disgraziato di Gianluca, vai. Sì, se volete che parli di una vostra band, perché devi sapere, scusami se mi faccio un po' di autopubblicità, ma non è tanto autopubblicità, è per Science. No, si chiama Spazio Marchette questa. Spazio Marchette, come direbbe Luca, ma Spazio Marchette è quando parlo delle mie cose extra Science, e qua è Science. Le mie cose extra Science sono che vi aspetto domenica, no scherzo, no, però vi aspetto veramente, caro Science, se posso, scusami Teresa, vi aspetto a teatro, visto che Teresa si parlava di teatro, in quest'opera appunto dove io reciterò anche, c'è la Domenica Zamara, questa nostra... Ti ricordi, sai, sulla puntata via TV, che è strepitosa, con la Dominica, questo soprano polacco, e che appunto è protagonista di quest'opera moderna, cantata e recitata, di cui faccio parte anch'io in due parti, dove recito, torno a teatro dopo tanto tempo, come attore stavolta. E naturalmente vi aspettiamo il 5, che è giovedì 5. Dicembre, mi stavo chiedendo cos'era questo mese, 5 dicembre 2013 alle ore 20:30 presso il teatro, il piccolo teatro Don Bosco di Padova, e poi il 3 gennaio replichiamo al Teatro Verdi del Teatro Stabile del Veneto di Padova. Quindi chiunque volesse venire a vedere questa cosa, poi anche Saius so che sicuramente mi pubblicherà e girerà anche questo evento. Ecco perché sono mancato queste settimane, cari amici, e perché mancherò lunedì prossimo, caro Saius. Quindi scusami, come tu ben sai, il 4 dicembre vanno a Reggio Calabria e il 5 vanno a Padova. Esatto, il 4 dicembre andate a Reggio a vedere Teresa. E come ha detto Teresa, tanto che ci vuole comodamente l'aereo, ci lamentiamo noi, pensate, da New York. E dopo il 5 venite a Padova a vedere Non Tanto Scritto recitare, poi ci sono anche altri cantanti lirici, c'è anche Michele Manfre, caro Saius, che è venuto ospite qui da noi, ci sono tante altre persone di cui, vabbè, non sto qui a dire altro perché non vorrei tediare i nostri amici web radio ascoltatori e web TV, o sembrare di approfittarne. Aspetta che mi scrivo questa parola. Mi scrivo la parola tediare. Tediare, vai a leggere, vai a cercare cosa vuol dire. Però è anche vero, caro Saius, che siamo a casa nostra, e se non parliamo e non facciamo quello che vogliamo noi, che cavolo c'è? Non solo non pigliamo nulla, ci rimettiamo anche, permetti che parlerò delle mie cose un tantino, proprio due minuti, visto che parliamo sempre degli altri, giusto Saius? E vai. Allora, guarda che faccio venire dal Gis, eh? No, dal Gisa lasciala da parte, sennò facciamo mala figura con Teresa. perché... Per sapere, Laius si perde con dei suoi personaggi che non so, io e Luca cerchiamo di tenere a bada, ma tipo dal Gisa è la sua badante, che poi è sempre lui, no, che fa queste cose. Ma non sappiamo se è l'alcol del whisky che ha lì con sé o del sigaro che ha acceso. Non ho bevuto la grappa stasera, dai. È appunto la grappa. Naturalmente, cari ragazzi, questa è pubblicità a regresso, per cui non ascoltate, non imitate tutto quello in questo spazio dedicato a Saius, perché il grande Rosario è bravo, la regia, anzi ti faccio i complimenti ancora, Rosà, perché naturalmente tu sei l'anello di congiunzione tra la scimmia, no, scherzo. Perché naturalmente grazie a te questo network esiste, come ideatore, creatore, poi realizzatore vero e proprio, e anche per quanto riguarda l'aspetto informatico e soprattutto tecnico per l'andata in onda, perché mi rendo conto che poi io e Luca ti prendiamo in giro, specie Luca appunto, che è molto più fetentino rispetto a me, che sono un bonaccione alla fine, e ti si prende in giro per tenere anche viva la trasmissione. Però mi rendo, tornando anche al discorso di Teresa, di che vuol dire stare lì appresso a tutto quello di seguire durante una diretta, quindi anche i vari monitor, le varie cose che vanno, che non vanno, se va in onda il segnale e il mandare, vabbè, l'abbiamo capito. Quindi un plauso a Saius, naturalmente spero che manderà gli applausi finti, caro Saius, che abbiamo. No, non li mando, volevo salutare, esatto, tutti gli amici che si sono giunti in chat in questo momento, che sono a marea. Esatto, infatti tu aiutami con la chat, caro Saius, perché io non riesco come sempre a vederla, non solo per problemi di vista, ma per vari problemi. No, Gian, ti hanno rapito da anni a te, diceva Marco. Questa è bella. Allora, Walter ti dice: mi piace il fatto che cerchi la comunicazione e quindi lo scambio di opinioni e cultura. Un caro saluto a tutti gli amici che si sono aggiunti in chat, che mettete il vostro nome perché siete entrati come guest, così almeno sappiamo, sì, un nome di battesimo, un nome inventato. Mi
Mi pare di leggere ciao Teresa proprio dalle Plealbi, cosa diceva? Grazie Saius, sì, l'avevi già detta prima, e quindi diamo un saluto, un abbraccio agli amici della Calabria che stanno ascoltando questa puntata. Naturalmente vi ricordiamo il sito di Teresa Masciana, che è appunto www.teresamasciana.com, dove poter andare anche a contattarla, e scrivete a Teresa naturalmente, e anche in Facebook, vero Teresa? Io avevo già il mi piace lì comunque da te e anche nella pagina appunto di Teresa Masciana, anche come amicizia, quindi potete andare a trovarla. E devo dire, Teresa, che questo, la potenza un po' di questa tecnologia, il potere di internet, vabbè, mettiamoci dentro Facebook, però diciamo con i tempi moderni poi cambierà e sarà qualcos'altro, dalle email a tutto quello che la rete come tecnologia di comunicazione dà a disposizione, è veramente bellissimo, perché fino a meno di un decennio fa era impensabile poter venire in contatto con gli artisti preferiti, magari, o i propri artisti preferiti, o anche dall'altra parte dell'Italia, anche con te ad esempio. Un potere di internet è anche questo. Quindi come cambia la comunicazione in questi anni anche per te, Teresa? Io ho un grande pensiero su questa cosa, perché se tutti questi mezzi li avessimo avuti 15 anni, 20 anni fa in mano, saremmo stati ricchissimi. Invece 15 anni, 20 anni fa, anche per vedere un video che adesso andiamo su YouTube a recuperare facilmente, era difficile. Magari dovevamo andare a comprare il corso di basso elettrico, andare a comprare le videocassette dei concerti, era tutto molto difficile. Anche registrare, scambiarsi i file, queste cose non esistevano assolutamente. E quindi mi aspettavo, sinceramente, questa grande opportunità che ci sta dando la tecnologia, perché la ritengo una grande opportunità, cioè riuscire veramente a comunicare con chiunque, da qualunque parte del mondo, Australia, America, scambiarsi i file, ma anche dirsi buongiorno e buonanotte. Però di contro è come se tutta questa informazione che oggi abbiamo a portata di mano ha completamente massacrato alcuni aspetti artistici, alcuni settori culturali, anche a livello umano, alcuni ambiti veramente di scambio emotivo. E non lo so perché avviene questo, e non so se mi sono spiegata, forse non mi sono spiegata. Cioè, volevo dire che oggi con tutta questa tecnologia che c'è, fondamentalmente mi aspettavo che la musica, il musicista, l'artista più giovane venisse fuori un mostro rispetto a quello che siamo venuti noi, che ci siamo dovuti arrampicare sugli specchi. E come? Ecco, invece questo non avviene, ahimè, non avviene. E inoltre tutta questa cultura che facilmente possiamo prendere da internet non ha incrementato la cultura. I teatri si sono svuotati, i concerti si sono svuotati. Cioè, è questo che mi fa un po' paura e non capisco. Cioè, non è che tutto avere questa cultura a portata di mano ha fatto sì che nascesse un amore per la cultura? Cioè, la gente non esce forse neanche più di casa per andare a un concerto, si apre internet e si guarda YouTube. Cioè, sarà questo il motivo, o c'è un disinteresse strano, perché i concerti sono vacanti? E io te lo posso testimoniare. Cioè, io ho visto anche a Reggio Calabria, al teatro comunale, jazzisti della scena mondiale che non hanno riempito il teatro. Qualche anno fa, quando c'erano questi concerti, queste rassegne di jazz, se non prenotavi non c'entravi al teatro. E questo è avvenuto anche per il rock, che è morto fondamentalmente perché i festival rock non esistono più. Sì, c'è stata la rinascita della tarantella, ma quello è più un fenomeno di massa, nel senso un fenomeno di piazza, che tu l'estate sei lì, balli, c'è la gioia di vivere, perché questa musica popolare ha portato fuori un po', insieme alle tradizioni, anche tanti valori. Però io ho notato che il vero ambiente culturale si è svuotato, e lo devo riconoscere, anche perché se si va a parlare con chi c'ha i locali, i cinema vuoti, i dischi non se li compra più nessuno, ai concerti non ci va più nessuno. È un po' strano, è un po' strano, però è un mezzo comodissimo, che ti devo dire, per carità, ben venga. No, è vero quello che è il paradosso,
della faccenda, perché adesso che dovremmo avere più conoscenza e più cultura, e perché abbiamo più mezzi per averne, per assurdo, appunto, paradossalmente, siamo più ignoranti e più vuoti. Giusto? Forse è normale, perché io veramente ci rifletto molto su questa cosa. Forse è normale, perché una volta per vedere un concerto, per respirare un certo ambiente, dovevi necessariamente uscire di casa. Forse adesso è molto facile, perché ti attacchi a internet e c'hai tutto, non ti senti manco solo perché sei in chat con mezzo mondo. Forse è questo, non lo so, però io la noto molto la differenza, assolutamente. Ma in Italia questo, però, più in Italia che all'estero? No, non credo, sai. Io ti posso dire che nel 2009 uh-huh. ero in tour a New York con una band che ha fatto veramente nella scena del rock and roll, ha fatto l'ira di Dio. Loro erano Demolition Del Rod. Uh-huh. Io ancora lavoro con la leader Margaret Del Rod. Uh-huh. E loro mi hanno fatto notare che i locali del rock and roll i più storici a New York, ti sto parlando, via St. Mark, dove ci sono tutti i locali sì. dove si vanno a comprare i vestiti Rolling Stones, tutti insomma, erano chiusi. Cioè, loro mi hanno fatto notare che la scena musicale era fortemente impoverita e che i locali storici del rock and roll stavano chiudendo, come anche le House of Blues. Pazzesco. E io mi ero un po' impaurita. A me l'America mi ha lasciato veramente male, ti dico la verità, mi ha lasciato un ricordo terribile. Cioè, brutta, per me l'America è proprio brutta. Lascia stare New York, da dove tutto parte e tutto arriva, ma l'America non è New York. L'America è fatta di altre cose, non c'è stato, cioè è una cosa molto strana, veramente. E comunque c'era questa povertà già nel settore dell'arte, e non solo nel settore dell'arte, c'era e si respirava. E ti parlo del 2009, ma l'anno mm-hmm. scorso in Inghilterra abbiamo avuto la fortuna di essere la band di apertura di Uli John Roth, il chitarrista degli Scorpions. Sì. Anche per lui si prevedevano i pienoni. La stampa inglese lo aspettava perché mancava da Londra da tanto tempo. Eppure ti dirò, gente ce n'è stata, ma non c'è stato il pienone. E parlando anche con i proprietari dei locali bellissimi, non i locali che abbiamo in Italia, dove non ce n'è uno adatto a fare live, o ce n'è uno su mille, cioè locali mm-hmm. perfetti, dentro con impianto, che dicevano appunto che ai live non ci va più nessuno, poca gente, difficile. E lo vediamo poi anche in Italia, quindi il fenomeno secondo me è un po' diffuso, non è solo una cosa nostra. Ho capito. Sì, quindi non è una prerogativa negativa nostra, a volte, però un po' più diffusa. Una volta tanto, dicevo. Sì. No, non è una cosa nostra, ti dirò, è una cosa che purtroppo è a livello mondiale. Vale. Mi piacerebbe approfondire con te, cara Teresa, anche il discorso dell'America. Forse perché io ci sono stato nella prima metà di quest'anno, ad aprile, ho avuto modo di vedere alcune cose. E mi interessava molto, sempre perché, perdonami, ma condividevo anche quello che hai detto. Guarda, non, veramente io l'ho vissuta molto da vicino. No, ma sembra uno che è seconda, ma non, ma non è vero, perché quando ci sono gli ospiti che dicono le cose che non condivido, sto zitto e non gli dimostro così tanto affetto. Allora vai a leggere in chat cosa scrivono Marco e Walter. Esatto, cosa scrivevano Marco e Walter in chat, che mi sembra interessante, che non riesco a leggere. Marco si allacciava al discorso che diceva: non può incrementare la cultura, non si leggono più per esempio i libri, ma si estrapolano solo frasi per mero uso finto culturale a scopo di avere una citazione di cui vantarsi. Così vale per le canzoni, poi. E Walter diceva: la massificazione purtroppo livella al basso e inflaziona la qualità, inoltre, alimenta il caos e la dispersione. E poi la massima serale della trasmissione, Walter. Ah, Walter, sì, la massima, sì, dai. L'argomento della serata è la virtualizzazione dell'arte, e mi spiego. Lo svilimento della cultura live per eccesso di offerta virtuale. Ah, vedi Walter che come sempre coglie. Te l'ho detto che Walter aveva.
Anche se Saius è riuscito a rovinarla, questa ma io rovino tutto, ma detto pareva, cioè. Perché non si è capito nulla di quello che ha letto, però no, è che ho rotto gli occhiali, ecco, ti pareva. E comunque sì, è davvero interessante quello che dicevi, Teresa, e mi piacerebbe approfondire. Naturalmente le nostre porte, dico, come diciamo sempre, dico sempre io, sono sempre aperte, cara Teresa, quindi quando vorrai tornare e vorrei farci sapere anche qualcosa di nuovo, le nuove cose che fai, o anche venire ospite a fare una chiacchierata con amici, naturalmente magari la prossima volta ci sarà anche Luca, o mancherò io, o ci saremo tutti e tre, vieni pure. Figurati, è un piacere, è davvero un piacere. Io direi che questa è stata per me personalmente una delle più belle puntate che ho risposto, puntata intesa come veramente grandezza dell'ospite, come messaggi, come ero più in linea. Vabbè, adesso mi sto sbilanciando, sono poco professionale, sai, per caso, ma chi, certo, se ne frega. Certamente. Ma non è un problema, amico mio. Che problema c'è? Che problema? Un zucchissimo problema, problemi su Agena vita, caro, no, Saiuzzo. Tanto ci posso parlare come voglio, tanto siciliano, veneto, inglese, francese, anche ceco. E salutiamo gli amici della Polonia, anche della Repubblica Ceca, della Bulgaria, da tanti paesi. E bene, allora, cara Teresa, io direi che possiamo giungere al termine alle 23:36. Naturalmente abbiamo sfogato, ma non c'era problema, non c'è problema. Abbiamo solo il limite di notte, va in onda una mia rubrica ormai da 2 mesi forse non più updated, non più aggiornata, che appunto era The Rock Band History, dove parlo della storia di rock band, tra cui vabbè, vari eventuali. Gli ultimi di cui ho parlato erano i Jethro Tull, e ero partito dai Dire Straits, Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, gli Who, gli U2 e quant'altro, che tu ben conoscerai sicuramente. Ecco, una delle domande che volevo farti, poi come al solito non siamo riusciti, era da quali, non dico da quali artisti attingi o hai attinto, ma quali hanno caratterizzato magari anche il tuo percorso formativo, che ascoltavi anche e che ti piacciono di più. Ecco, questa domanda te la faccio, tanto abbiamo sono tutti gruppi, sì, per combinazione, o forse non è una combinazione, è un dato di fatto, tutti i gruppi che arrivano dalla West Coast californiana, dai, di punk rock anni 80-90, tra cui God Machine, Rocket from the Crypt, Eagles of Death Metal, non pezzo. Sono gruppi che hanno fatto enormi successi, hanno avuto comunque un buon successo, sono tra virgolette un po' di nicchia, ma io ci ho trovato tanta anima e sono molto legata a quel tipo di suono. Davvero interessante, proprio questo mi è piaciuta, sta mi hai tirato fuori dei veri, che in effetti qua non sono molto conosciuti. Sarà che anch'io ascolto un po' di West Coast, vabbè, un po' di country rock e quant'altro, però naturalmente molto interessanti veramente. Cara Teresa, giungiamo al termine, davvero 23:37. Anche Teresa Mascianà, come dico sempre, caro Saius, a Luca piace molto questa mia formula, è annoverata fra gli amici di Saius Web Network. In questa, che puntata era, Saius? Io ho detto 36esima, ma può essere. Oh, indovinated, bene, molto bene. E quindi anche questa 36esima puntata giunge al termine con quest'ospite davvero strepitosa, davvero eccezionale, Teresa Mascianà. Vi ricordo il sito dove andare a ritrovare tutte le varie informazioni ed ascoltare la sua musica, che è www.teresamasciana, perché ovviamente da noi la non si può mettere in internet, quindi www.teresamasciana.com, e lì troverete appunto le varie informazioni, prossime date, le sue canzoni, i suoi brani e naturalmente la sua storia, biografia e quant'altro, con tutti i vari link. Ciao Teresa, è stato un piacere averti ospite da noi questa sera, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Voglio anche salutare gli amici della chat. Certo, veramente un grazie sincero, mi sono divertito un sacco, grazie. Grazie davvero. Adesso ti lasciamo andare a letto, anche avrai un padiglione auricolare che sarà bello gonfio e rosso dopo quest'ora e mezza al telefono con noi. E quindi grazie anche della pazienza e soprattutto delle belle parole che ci hai detto, che ci hai saputo
dire, dare, infondere naturalmente come esempi anche di vita e di esperienze che giro per il mondo, davvero interessanti, condivisi tutto scritto, ma penso anche da buona parte delle persone che hanno buon senso, naturalmente, che conoscono come gira veramente il mondo, cara Teresa, che hanno visto anche non solo la nostra realtà, ma anche come va in altre parti, e che poi vogliono accrescere migliorando l'ambiente in cui viviamo. Grazie di cuore anche per il lavoro che fai, specie lì a Reggio, e a tutti coloro che ti seguono, cara Teresa. Grazie mille. A te, cari amici, vi auguriamo una buona notte alle 23.40, come sempre i saluti durano tantissimo, vi auguriamo una buona notte, lascio la parola a Saiuz, vi ricordiamo sempre che siete in www.saiuzwebnetwork.it e che naturalmente potrete continuare ad ascoltarci e a seguirci qua sulle web frequenze di Saiuz Web Network, come mi piace sempre dire, e naturalmente anche di Saiuz Web TV. Se volete venire ospite con Luca presso la sua casella di posta elettronica luca@saius.com e il sottoscritto Gianluca, scrivetemi a gianluca@saius.com anche se volete fare delle richieste della prossima band di cui andrò a parlare con The Rock Band History e quant'altro riguardi l'aspetto musica, gruppi, band e teatro. Caro Saius, che dire, lascio a te l'ultima parola della serata. Sempre l'ultima mi lasciate. Dipende. Va bene, insomma, no. I ringraziamenti sono, cioè, bisogna farli a Teresa. Comunque l'ho ascoltato con tanto interesse, perché sai che anche io, se sono nell'angolino qua dietro questo vetro ormai ingiallito dal fumo dal toscano grazie Teresa di essere stato con noi. Voglio ringraziare tutti gli amici della chat e tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Soprattutto voglio ringraziare i due partner che maggiormente mandano il nostro segnale, che è pianetaogtv.net di Massimo Bonella e il sito www.indiearts.com, se non sbaglio, di Roberto. Giusto? Esattamente, giustissimo. Che sono quelli che maggiormente ripetono il segnale di Saiuz, esatto. Web Network. E salutare chiunque ci abbia ascoltato, e questa puntata verrà messa sul podcast e su YouTube tra domani e dopodomani, così lo trovate. Metteremo grazie comunque link su Facebook, su blog, dappertutto, sul mondo intero. E per chiudere andiamo a finire con un brano degli MMO, si chiama così sto gruppo, che ne so io, il titolo del brano è Happy. L'ho detto bene? Sì, per, la che è aspirata. La che è aspirata. È che Saiuz si esercita con il toscano, per cui gli viene bene la che aspirata. A furia di fumare. Bene, naturalmente purtroppo non sarà di Teresa Mascianà, come abbiamo già detto, perché essendo un artista veramente importante sotto SIAE, noi purtroppo, non che gli altri che non siano sotto SIAE non siano importanti, ma purtroppo non essendo noi sotto SIAE non possiamo mandare i suoi brani, invitiamo ad andarli ad ascoltare in www.teresamasciana.com, a cui diamo un abbraccio, cara Teresa, un grande caloroso saluto e alla prossima, naturalmente sempre qui con Saiuz Web Network. Il lunedì prossimo non ci sono, ma vi lascio nelle buone mani di Luca e Saiuz, e se volete venire a vedere le prove generali, no, chiuse, vi aspetto il 5 dicembre. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao a tutti, e vai col, aspetta, e vai col brano. Ecco, lo sapevo parecchio che non lo dicevo, sapevo. Vabbè, purtroppo. Ciao Teresa, buonanotte, ciao, ciao a tutti. Ciao. I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Was on a mission, a continuous wave of inspiration.
the way that I put it all out there. When inhibitions strip away.